Non ci credo al primo tentativo, raga, ma che cacchio. No, ve lo giuro, ragazzi, non me lo aspettavo. Sto tremando pure io. Ragazzuoli, Geometry Dash nel 2023. Ci credete? Io ci credo un pochettino meno. E come potete ben vedere, non siamo messi benissimo. Adesso sembrerà che io sono un nabbo perché sono a 0% di Stereo Madness, ma vi posso garantire che me la cavo questo gioco. E oggi, visto che ho un nuovo account, più che altro sono dal mio nuovo computer, il mio account ce l'ho ancora, semplicemente non ho fatto il login, voglio battere tutti i livelli, tutti quanti i livelli in una singola live. E vi ricordo, le faccio ogni giorno alle 2:15 e alle 9:15 sulla piattaforma viola. Se non dovessi riuscire a batterli tutti, regalerò degli abbonamenti su Twitch. Lollo la busta. Lollo la busta, vai. Iniziamo facili dal livello 1, ragazzi. Con calma. Ok, ragazzi, ci siamo. Let's go. Se dovessi, per qualche strano motivo, morire su questo livello, sarebbe particolarmente imbarazzante. Non andrò a mentire. Mi vengono troppo dei vibes strani, tipo del... Ve lo giuro, ragazzi, che stavo sistemando l'audio del gioco e stavo guardando di lì. No, no, dai, no, dai, non potete bullizzarmi, raga. Dai, non è corretto. No, 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 ve lo giuro, ragazzi, che so giocare a questo gioco. Mi dovete credere che so giocare a questo gioco. Ok, siamo arrivati alla navicella. Ok, moneta presa, ragazzi, ci siamo. Adesso arriviamo alla parte difficile. Quando diventa rosso questo livello è finita, perché c'è il salto da tre, bello tosto, eccolo qua. Non posso dire, non posso dire niente, ragazzi, non posso dire niente in mia difesa. Allora, proviamo a prendere l'ultima moneta, che è difficilissima. La portiamo a casa. 4 tentativi, ragazzi, let's go. Back on track. Dai, questo è il primo tentativo, per forza. Secondo me questo livello, un popular opinion, è più facile del primo, perché non ci sono salti da tre e soprattutto prendere le monete è più semplice. Mi fa troppo ridere che sento degli alert in mezzo, mi distraggono. Siamo ad un quarto del livello. Allora, tra poco dovrebbe esserci la prima moneta. Devo lasciarmi cadere qua, esatto. Pam. Le altre dove cavolo sono? Una è qua, sicuramente. Devo tipo passare in mezzo. Dov'è l'ultima moneta? Questo gioco, secondo me, è diventato così popolare per la musica, veramente devastante. Oh, presa, vai. Portato a casa, ragazzi. Quanti tentativi? 2. Dobbiamo finire tutti i livelli, ragazzi. Siamo al terzo, stiamo spaccando. Ok, questo livello è particolare invece, perché in questo livello sono nate per la prima volta le orb, che sarebbero appunto quelle queste in cui salto. Mentre invece poi nel livello 4 per la prima volta c'è il cambio di gravità. Nel livello 5 non lo so, forse... Vabbè, dopo ci pensiamo. Pensiamo a questo livello. Allora, qui c'era una moneta un po' particolare da prendere, se non sbaglio, che forse era addirittura la prima. No, la prima è facile. Per la prima basta andare sopra. Dovrebbe essere qua, esatto. La mia memoria da quando sono piccolo si tiene in mente tutte queste informazioni. Ok, questa è facile. No, allora era l'ultima moneta che è difficile, non la prima. No, dai, non mi ha preso la cosa azzurra. Fa niente, va bene lo stesso. Ci siamo. Polargeist. No, can't let go, bro. Can't let go. Cosa... Allora, calma. Livello 3 lo abbiamo completato. Questo, appunto, ha il cambio direzionale di gravità. Mentre invece questo, io l'ho sempre reputato più semplice di questo qua. Questo livello, quando ero piccolo, era impossibile. Bloccavo proprio lo schermo, lo giravo con lo schermo bloccato, così potevo giocare al contrario, ma in realtà era dritto. Era proprio una follia. Siamo, ragazzi. Lollo la busta, livello 4. Anche sta song spacca, eh. Forse questa è una delle più belle assieme a Jumper. Aspetta, qua ci dovrebbe essere la moneta? Come si fa ad arrivare lì? Ma ok, però ho capito come si fa. Devo lasciarmi cadere e poi tenere premuto. Ok, presa. Questa parte qua, da piccolo, giravo l'iPad, ve lo giuro. A parte che giocare da questo computer mi sembra illegale. La fluidità è un qualcosa di sconosciuto per me su questo gioco. Ho sempre giocato da telefono, da computer molto scrausi. Ma c'era una moneta lì? E chi cacchio se la ricordava? Pensavo ci fosse una moneta, scusatemi, ragazzi. Allora, devo buttare un occhio più avanti per vedere dove sta la moneta, perché qui... No, era sopra, non era sotto. Chi è che ha provato a trollarmi? Ok. Sono spaventato per un secondo. Portato a casa, con 3 monete, in 4 tentativi, 5 con quello di prima. Ho l'ansia a giocare in live, ve lo giuro, è strano. Ci sono 3.000 persone su TikTok che mi stanno guardando giocare a Geometry Dash. È molto... Mi sento osservato. Let's go.
Non mi ricordo dov'è la stellina. Mi sa che era lì sotto, vero? Sì, mi sa che era lì. Qua sopra ce n'è una. Devo tenere premuto. Memoria muscolare, ragazzi. Salto da 3. Cucinata, ragazzi. Un tentativo. Livello 5 portato a casa. Allora, tecnicamente siamo a 5 su 21. Oddio, devo muovermi. Il problema è che i livelli sono tanti, ma diventano sempre più difficili. Perché ovviamente ora siamo a livello 6 e è abbastanza tutto chill, più o meno. Senti come spinge? Sentilo! Che hit, raga. Mi mancava questo gioco. Forse era un po' troppo alto. Oddio, ho fatto un trick assurdo. Oh, moneta, portata a casa. Qua ce n'è una difficilissima. Devi tipo saltare qua. Ok. Oh, se completo questo 3 coins primo tentativo. Devastante. 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 Let's go. Il King di Geometry Dash. Let's go. Livello 7. Questo è il mio preferito, ragazzi. Mamma mia, che canzoncino. Allora, ho soltanto un brutto ricordo di questo livello, che è esattamente questa parte qui. C'è una moneta, ragazzi, ve lo giuro. Questa qua è difficilissima. GG, l'ho presa al primo tentativo. Ce n'è un'altra dopo nel livello 12, che è veramente una follia. Guardalo. Ultima moneta presa. Ora è solo questione di sopravvivere, ragazzi. Ok, questo pattern è difficile da ricordarselo, quindi vado un po'... La mia skin preferita, sbloccata. Si mette subito il personaggio. Livello 8, ragazzi. Time Machine. Qua c'è un trucco. Se tieni premuto all'inizio, ve lo giuro, ragazzi. L'hanno tolto? Si poteva fare una roba del genere se tenevi premuto. Forse solo da telefono. Anche questo livello è bello tosto. Soprattutto prendere le monete. La prima è facile. La seconda... Tesa. Si gira al contrario. Allora, la seconda moneta devo praticamente utilizzare la navicella, entrare in un buco di uno per uno. Ok, l'ho presa. Niente. Volevo farla passare come una cosa assurda, ma non ho neanche finito la frase. Uno, due, tre. Io mi rifiuto, ragazzi, di far ripartire questo livello. Mi rifiuto. Sarei brutalmente scomparso dentro quella spina. La spike in inglese. Mi sa che ho perso una moneta, l'ho vista sopra di me tipo di sfuggita. Porca vacca! Ok, ho preso la moneta, non posso trollarla. Doppio salto da 3 al contrario. Altro salto da 3. Madonna, quanti salti da 3 ci sono? Porca vacca, rub. Un gioco, è solo un gioco. Odio profondamente Time Machine, pure io, bro. Te lo giuro, non riesco proprio a... Avete presente quando avete la febbre e avete le visioni? Ecco, questo livello è uscito da un sogno febbrile. Ok, abbiamo preso la prima moneta, la seconda... Come si prende la seconda moneta? Ah, ok, me la ricordo. È difficile. Qua... Oh, l'ho presa! L'ho presa! Ci siamo! Ma? Come fai a prendere quella lì? Al primo... tentativo, ce lo portiamo a casa, uno dei livelli più noiosi di questo gioco. X-Step, cattivo questo, raga. Bella la song. Monetina presa. Non ho particolari ricordi di questo livello, se non che c'è una parte molto difficile qua per prendere la moneta, dove ti devi incastrare in un buchino di uno con la navicella. È tutto strano, come gli altri livelli. Tipo qua. Oh, primo tentativo. Chi se lo ricordava che dovevo cliccare lì? No, io ve lo giuro che non ho toccato niente. Non ho toccato niente! Ho preso anche l'altra. Non mi ricordo bene cosa devo fare qui. Ti prego, dimmi che è la strada giusta. Sì, ci siamo. Ah, X-Step. Completato, ragazzi. Clutterfunk. Vai. Ricordo che se non dovessi farcela, devo sganciare, ragazzi. E si sta svuotando il portafoglio a furia di giftare sub. No, mi sa che non si può fare quello che volevo fare. Perfetto. Monetina presa. Più che altro di questo livello è difficile la parte finale. Bisogna sapere a memoria dove andare. Il resto del livello è ok. Ah, e poi c'è sta parte qua. Ti fa venire l'ansia. Siete pronti, ragazzi? Ok, sembra di essere in un film dove devi scappare dal Matrix. Ok, siamo alla parte più difficile. No, io non lo accetto.
li faccio apparire dicendo Hocus Pocus. Faccio freestyle mentre sono su Clutterfunk Pochi, ok. Non so che cosa io sto dicendo, ma sto volando con questa navicella, lo sto facendo lento, let's go. Non devo morire davvero prima. Sei lesbro. Sì. E anche il livello 11 portato a casa. C'è il mio secondo livello preferito, ma questo livello ha una moneta, ve lo giuro, è impossibile prenderla. Vai. Vi voglio dimostrare... No, ok, non voglio dimostrarvelo. Però questo livello si può fare ad occhi chiusi abbastanza semplicemente. L'inizio, poi dopo no. Se volete impressionare i vostri amici, dopo vi faccio vedere come si fa, se dovessi morire. Ma probabilmente succederà, perché ha una moneta davvero difficilissima, ve lo giuro. Guardate. Poi da quando saltate su questa orb qua basta letteralmente spammare e funziona. Ok, siete pronti? Questa moneta qua è difficilissima. Let's go! No, non posso trollarla. Non posso trollarla, raga. Assolutamente no. Dov'è l'ultima moneta però? Godo. Sì, è anche una delle monete più difficili. Le abbiamo prese. Lollo la busta sul pezzo. Ok, che livello c'è dopo il 12? Il 13. Electroman Adventures. Prima moneta presa. Qui c'è un trick difficilissimo. Però non lo faccio perché non ha senso. È soltanto per swaggare. Ma sto livello è facile, dai. Sto livello è facilissimo. Tre, due, uno. Sta settimana dovrebbe uscire pure l'aggiornamento, esatto bro. 2.2, dopo 6 anni, 5 anni, da quanto tempo è che deve uscire l'aggiornamento? Quindi metteranno un nuovo livello, se non addirittura due. Quindi questo video non avrà senso tra una settimana. Approfittiamo finché non ci sono quei livelli. Ok, facile, ve l'avevo detto. Mi sa che adesso, ragazzi, è arrivato il primo demon. No. Tra l'altro vi voglio far vedere un trick. Se voi spammate su questo tasto qua e fate tipo 3 o 4 giri, guardate, vi dà una moneta gratis e anche un colore, che è il colore sopra o sotto. Sotto, bello questo. Questo potrebbe essere il primo livello che rompe la mia run. O magari sono fortunato e non me la rompe. Vediamo. Qui è full focus, ragazzi. Mi sentirete un pochettino più in silenzio del solito, ma ci sta, per forza. Es normal. Es claro. Vai bro, ce la puoi fare. Stiamo andando molto bene, ragazzi. Stiamo andando molto molto bene. Non posso trollarla adesso. Vai Lollo. Ti prego Lollo. Ti prego Lollo. Non ci credo al primo tentativo, raga. Ma che cacchio. No, ve lo giuro, ragazzi, non me lo aspettavo. Sto tremando pure io. Dai, ragazzi, la run è ancora valida. E le... No, sto livello è peggio di quello di prima, secondo me. Mia modesta opinione. Let's go. Allora, la cosa difficile di questo livello è la fine, perché va velocissimo. Qua hanno aggiunto la velocità su Geometry Dash e... Fidatevi, è una tortura. Dai, non ho toccato niente. Qui c'è anche una moneta, se non sbaglio. Vabbè, l'ho vista prima. Ok, l'ho presa. Tra poco arriva la velocità supersonica. Tenetevi pronti. Eccola. Madonna. Deve essere precisissimo. Ti prego, sì. Godurioso. Electrodynamics portato a casa, ragazzi. L'abbiamo già sbloccato. Abbiamo l'altro demon. Ma prima ci sono due livelli. Questo è particolarmente difficile perché bisogna pensare quasi con due teste. Perché c'è una parte dove ci sono due giocatori. Uno sopra e uno sotto, tipo. È crazy. È una follia, ragazzi. Poi c'è Deadlocked alla fine, che è un hard demon. Quello è davvero difficile. Quello penso che Geometry Dash l'abbia messo proprio per testare i giocatori e dire, ok, non me li battete tutti in un giorno, è impossibile. Vediamo. Sta parte è abbastanza semplice. Diventa difficile dopo, quando ci sono due giocatori. Qua c'è la prima moneta. Abbastanza easy prenderla. Sei più forte nei livelli difficili che nei primi. Ma perché ci sta? Anche perché poi quando sei un po' bravino non giochi più i primi livelli. Sono noiosi quasi. Eccoci qua. Rage time. Rage time. Io questa parte la odio. Guarda come batti vola. Batti le mani, batti le mani, batti le mani, batti le mani, batti le mani. No, bro. Batti le mani, batti le mani se ami i tuoi follower. Avevo fatto la stessa cosa un mese fa quando ti sei ucciso nella hardcore. No.
Non posso battere, sto giocando. Aspetta. No. Hexagon. Oh, ho il creeper di Minecraft questo. Invece in questo livello è stata introdotta la wave, l'onda, che è una nuova meccanica di gioco che adesso vedrete. Non so come si traduce in italiano. È questa cosa qua. Se schiacci vai su, se lasci vai giù. Dove sono le monete di sto livello? Ma sbaglio o non ce n'è stata neanche una? Qua c'è la prima o seconda, non so, magari ne ho persa una. Let me cook. Oh, come ho fatto a prenderla non lo so neanche io. Ultimi salti, ti prego. Lollo, ascoltami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You win. Allora, rimangono 4 livelli. Questo qui lo teniamo per ultimo. Vai, anche questo è difficilissimo, ragazzi. Questo è un demon. E di per sé non è neanche malaccio. Il problema di questo livello è la fine. Perché c'ha una parte con la navicella che è davvero difficile. Devi essere molto preciso con i click e se sbagli sei fuori. E ha una monetina interessante da prendere. Non è la prima, che è abbastanza semplice. Come non detto. Questa è relativamente fattibile. Eccola, è qua. Presa. Calma e sangue freddo, ragazzi. Calma e sangue freddo. Ora arriva la parte difficile, questa qua. Ok. Ti prego. Sì. 3 tentativi. Buono per questo livello. Molto, molto, molto buono. Dai, che ce la facciamo. Questo potrebbe terminare il tutto. Questo è il livello... Mamma mia. Boom, pam. Tutto così carino questo livello, arcobaleni, mostri che provano a mangiarti l'interiore, faccine che sorridono. Un classico. Let me cook. Devo stare zitto, devo stare zitto. Qua c'è una parte molto brutta dove non si vede niente. Guarda come vola adesso. Bro, che timing. Guarda come vola adesso. Ok, questa parte è difficile. Non si vede niente. Ok. Passata, somehow. No, c'era l'ultima moneta. Porca... Ce l'ha. Perché parlo di me in terza persona? Let me cook, bro. Let me cook. Adesso rimane l'ultimo livello e questo. Questo ce lo togliamo. Finger dash. L'ultimo, ragazzi, sarà il vero problema. Bello sto livello. Divertente. Ma per il resto ci siamo. Qua c'è la prima. Devo andare qua in mezzo. Presa la moneta, difficile. Ragazzi, dobbiamo iniziare a prepararci. Dobbiamo iniziare a prepararci per l'ultimo livello. Andiamo. Allora, questo livello è difficile principalmente appunto per la wave. Quella cosa che vi spiegavo prima dell'altro livello. Principalmente per questa parte qua. La parte finale, quella doppia, è veramente ostica. Questo è proprio un test generale di tutto quello che hai imparato mentre giocavi Geometry Dash. I like this part. A me non piace così tanto come piace a te, Rob Top, ma ce la facciamo andare bene. Presa anche l'altra moneta. Questo si finisce con tutte e tre o non si finisce? Vai. Ragazzi, lo sto veramente facendo al primo tentativo. Mi sto un attimo emozionando. Penso di non aver mai performato così bene in tutta la mia vita. No, raga, ve lo giuro. Ragazzi, abbiamo battuto Geometry Dash. Ve lo garantisco, da quando ho iniziato a giocare, anche nel mio prime, non sono mai riuscito a fare una cosa del genere. Mai.